Bentornati in studio con Spunti e Spuntini. E questa puntata sarà molto interessante. Vi annuncio fin da ora che avremo in collegamento da Roma un attore aretino che fa parte appunto del cast del Paradiso delle Signore. Quindi tutti coloro che seguono questa serie sicuramente potranno ascoltare il backstage dal nostro attore aretino, appunto, che sarà con noi tra poco. Io intanto do la parola invece a Diego Di Ippolito, che è in collegamento con noi da Piazza Giotto ad Arezzo, insieme alla collega Gaia Papi, che saluto, per parlarci di un'importante inchiesta che riguarda l'accessibilità proprio in città. Ciao Diego, ben ritrovato. Sì, ciao Ilaria, ben trovati a tutto il pubblico di Spunti e Spuntini. Siamo qui in Piazza Giotto, sta anche piovendo, insieme a Gaia Papi, che è una giornalista della Nazione, insieme a Cesare Baccheschi, che sta facendo le immagini e che sta attraversando le strisce in retromarcia. Gaia, appunto collaboratrice della Nazione, ha scritto un pezzo, per quanto una piccola inchiesta sull'accessibilità di alcune zone di Arezzo con i passeggini. Allora Gaia, di che cosa si tratta? Sì, buongiorno. Abbiamo voluto dare voce a cittadini genitori, in questo caso, perché cerchiamo sempre di ascoltare i problemi degli aretini, e in questo caso i genitori si trovano spesso, quasi tutti i giorni, in quella che ho definito una giungla metropolitana, cioè una città fatta di tanti gradini, di pali, come in questo caso. Come quello che Cesare sta per centrare. Esatto, di pali che troneggiano nel mezzo di marciapiedi, di buche ovunque, insomma. Quindi diventa veramente un problema. Quindi Gaia, vai prima tu, sì, perché in due non ci passiamo. E quindi in questo caso con il passeggino siamo costretti a scendere di strada, insomma non esattamente un comportamento da buon cittadino, ma soprattutto anche per le auto che transitano appunto nella via, insomma un gesto pericoloso. Questo è solo uno delle barriere architettoniche, perché poi sono delle vere e proprie barriere architettoniche, problemi non solo per i passeggini ma anche per i disabili. Quindi noi abbiamo parlato dei passeggini, quindi dei genitori che devono avere un fisico bestiale, come ho scritto, però insomma è un problema che riguarda non solo i genitori, ovviamente. Ecco, infatti anche questo passaggio qui è molto stretto. Ora incontriamo appunto un altro palo, e qui tra le macchine parcheggiate, qui tocca andare con il passeggino in mezzo alla strada, Gaia. Aspetta, arrivo col microfono perché non riesco ad intercettarti, già è il difficile passaggio con una persona, poi i parcheggi ovviamente sono quello che sono, tra l'altro questa parte qui non credo nemmeno sia adibita a parcheggio e quindi lascia ovviamente molto poco spazio per poter passare anche a piedi. Allora, qui c'è un po' di slargo, poi dici Gaia, quali altre situazioni hai incontrato in questi mesi? Sì, un altro problema è quello del sottopasso di via Trasimeno, insomma quello che dalla zona Giotto porta al Saione, e lì c'è un cartello, chiaramente vieta il passaggio ai pedoni e lo adibisce soltanto ai motocicli, alle biciclette. Purtroppo invece siamo costretti con il passeggino a passare, quindi in mezzo ai motocicli, in mezzo allo smog, in mezzo ai rumori, perché il passaggio per i pedoni che passa sopra appunto al sottopasso è dotato di una rampa di scale infinita, e in realtà ci sarebbe anche un ascensore che però non è funzionante, per cui bisogna passare con i passeggini in mezzo alla viabilità, insomma, seppur a due ruote, però è sempre viabilità, insomma, mezzo a motore. Senti, ovviamente nei mesi estivi è anche più facile, perché magari si può andare nei parchi e quindi camminare lì in estrema sicurezza. Il problema viene quando con la brutta stagione siamo costretti a viaggiare nei dintorni di casa. I genitori con i passeggini macinano chilometri in città, ragazzi, involenti o nolenti, è così, insomma. Mamme e babbi si districano fra il lavoro, le commissioni, quindi insomma c'hanno sempre questi i bambini dietro. Questo è la realtà, insomma, è veramente, siamo in una giungla metropolitana fatta di tante piccole, sembrano piccoli problemi, però ogni giorno è faticoso affrontarli.
Ilaria, mentre ci avviamo velocemente verso l'altro pezzo di strada, Cesare, se vuoi ti puoi anche girare per fare più velocemente, se hai qualche domanda da studio. Su questa riflessione, non so quanti minuti sono passati. Su questa riflessione chiederei a Gaia, insomma, con la sua esperienza diretta, ma insomma tutti e tre abbiamo un'esperienza diretta piuttosto diciamo recente, e quindi sappiamo cosa significa. Vorrei chiederle se, avendo fatto anche questa inchiesta, alla fine si può pensare che è meglio utilizzare qualche altro mezzo, qualche marsupio o altro, piuttosto che passeggini, almeno finché è possibile, poi quando il peso del bimbo non lo permette più. Sì. Però diciamo, si è scoraggiati all'utilizzo dei passeggini con questi problemi, ecco, che tu, Gaia, hai raccontato. Sì, poi intanto, come vedete, qui è impossibile il passaggio, siamo anche noi in mezzo alla strada. Chiedeva l'Ilaria se c'è la possibilità, secondo te, di poter utilizzare altri mezzi, magari fin quando ce n'è la possibilità. Di poter utilizzare altri mezzi fin quando ce n'è la possibilità, magari un marsupio oppure altro. Ah, beh, certo, però quando crescono i bambini il marsupio è un po' più complicato, poi non tutti magari sono avvezzi a utilizzare il marsupio, sono d'accordo, assolutamente, potrebbe essere un buono strumento, ma insomma, soprattutto tipo quando piove magari è complicato, insomma, sì e no. Potrebbe essere una buona soluzione, però insomma questo non vuol dire che bisogna tenere marciapiedi con le buche, come vedremo, stiamo per vedere, oppure le famose strisce pedonali che arrivano all'altezza dei marciapiedi e non c'è uno scivolo, sembra una stupidaggine, però soprattutto i primi mesi in cui non sei esattamente avvezzo a guidare una carrozzina, per fare impennare la carrozzina devi stare in mezzo alla strada, sempre insomma una manovra un po' pericolosa, insomma, ecco, siamo in un altro punto strategico. Ora, sì, andiamo verso la chiusura, Gaia. Lì ci sono le strisce pedonali per attraversare, qui non c'è un continuo, bisogna andare là, e là c'è, come vedete, tutto il marciapiede, c'è una grandissima buca fatta di terra, san pietrini smossi, per poi arrivare alle altre strisce pedonali. Insomma, lì con il passeggino veramente è complicato attraversarla, quel tratto. Bene, Ilaria, io ti rilascio la linea, qui è iniziata a piovere forte, ci vediamo certo. Tra pochissimo con il secondo collegamento. Grazie a Diego Di Ippolito e anche a Gaia Papi che saluto, noi ci vediamo tra pochissimo e non cambiate canale, perché sta arrivando appunto il backstage che abbiamo preparato per voi dal Paradiso delle Signore.